Un incrocio, quello tra via Martiri della Libertà e Porto di Caverniago a Mestre, che andava messo in sicurezza. Troppe le vittime negli anni. L'intervento a cura di Veneto Strade è stato ultimato. 2 milioni di euro l'investimento, risolto con parecchi giorni d'anticipo. I residenti tirano un sospiro di sollievo. All'apertura del nuovo svincolo, anche il sindaco Luigi Brugnaro, a cui abbiamo chiesto un commento dopo l'ennesima aggressione ad un conducente a CTV, intervenuto a difesa di un gruppo di ragazze infastidite da tre coetanei ubriachi. Noi pensiamo che la nostra proposta sia buona, ma è il governo che deve decidere. Noi abbiamo chiesto di dare i poteri penali al giudice di pace. Siamo d'accordo e siamo disponibili a che il giudice di pace venga pagato dal comune, lo paghiamo noi. Queste persone vanno punite, almeno da 1 a 10 giorni di cella di rigore. Li gestiamo noi anche le celle, li teniamo dentro noi. Non chiediamo che vadano ad appesantire tutta la routine giudiziaria, che mi sembra già abbastanza aggravata di oneri di ogni tipo. Però a queste persone non basta dar solo una multa, anche perché di fronte all'ubriachezza molesta, e lo dico insomma vedendo quello che può succedere, può capitare che oggi ci risolve che l'autista ha preso un pugno piuttosto che qualcuno che si intromette, poi domani non si intrometterà più nessuno. Il rischio è che se quella volta c'erano i fidanzati di quelle ragazze, secondo me finiva molto peggio. Per cui il tema non è soltanto se siamo o no in grado di intervenire, che è una cosa importante. E quando interveniamo li arrestiamo, come è successo anche l'altro giorno a uno che stava facendo la pipì su un muro della Basilica della Salute. Poi non gli puoi fare niente e li lasci liberi con una denuncia o con una multa. Sta roba qua deve risolvere il governo, ci deve dare i poteri per poterlo fare. Poteri minimi di ordine pubblico. Al governo Brugnaro lancia più di un messaggio, anche per Mose e grandi navi. In Laguna hanno fatto un tour sia il ministro Toninelli che il viceministro Rixi, eppure. Notizie da Roma su Mose e grandi navi, dopo Toninelli, Rixi, qualcuno batte un colpo oppure no? No, stiamo ancora aspettando, abbiamo sentito una serie di movimenti che non dovevamo sentire, ma li abbiamo sentiti lo stesso, che un po' ci preoccupano, devo dire. Il ministro a me personalmente ha detto: preoccupi il sindaco, faremo tutto insieme, ci figuriamoci. Poi ho sentito altre cose, altre versioni che ha detto in altre stanze. Speriamo che non sia con la lingua biforcuta, ma di questo insomma relazioneremo ai cittadini. A oggi no, non abbiamo nessuna risposta. Speriamo bene che non si inventino, come mi pare di aver capito, che vuole ormeggiare le navi in qualche luogo che nessuno ha mai dichiarato, qualcosa del genere sembra stia dicendo. Mi auguro che non stia scherzando, perché ha detto: ma della sicurezza non me ne frega niente, mi interessa che sia un posto che nessuno ha mai tirato fuori. Da qualche soluzione, no? Le navi, ministro, non volano, le navi sono quelle, sono migliaia di persone e migliaia di posti di lavoro. Quindi non scherziamo, facciamo le cose per bene, da persone serie. Io aspetto, però prima di fare contatti con tutti, venga a vedere, non mi porta la soluzione e poi vuol venire a vedere. Prima si vede e poi si fanno le soluzioni casomai. E questa comunità non se la metterà via. Non abbiamo nessuna intenzione di lasciare queste cose andare così. Siamo pazienti, siamo filogovernativi, siamo positivi, ma non siamo stupidi.